Venerdì 21 novembre la risata torna protagonista al Teatro Signorelli di Cortona, la fase finale del concorso nazionale SOS Cabaret, quando ridere è un'emergenza e di questi tempi è davvero un'emergenza. Sì, beh, è un'emergenza diciamo positiva, fortunatamente continuiamo, è l'ottava edizione, quindi continuiamo tenaci a portare avanti un progetto sul nostro territorio a livello nazionale. Dopo le selezioni fatte ad Arezzo e a Roma abbiamo selezionato noi e i giurati che ci coadiuvano in questo progetto 8 comici tra monologhisti e gruppi, da tutta Italia ci saranno gruppi da Pordenone, da Roma, dalla Campania, dalla Toscana, anche generi comici diversi, monologhista classico, stand up comedy, un sestetto di fiati, di ottoni che quindi faranno comicità musicale, quindi una serata assolutamente varia. Ad animare la serata due comici di spicco. Beh sì, oltre noi a presentare, come tradizionalmente ogni anno, abbiamo degli ospiti. Quest'anno abbiamo due volti, uno meno noto ma con un curriculum spettacolare, perché è Mago Mancini, nato sotto l'egida di Serena Dandini e poi promotore culturale a Roma con il suo progetto Macchia Comico, un bravissimo artista che fa magia comica, e soprattutto il volto più noto di quest'anno è Rocco Ciarmoli, noto per il suo personaggio Rocco il Gigolò di Zelig. Tra l'altro abbiamo anche deciso una politica di prezzi scaccia crisi, quindi insomma speriamo di intercettare tanto pubblico.